Ragazzi, siamo qui a Brescia, a Rigamonti, vi faccio vedere un po' lo stadio. Vedete, praticamente non c'è nessuno del Brescia, pochi tifosi, quelli che ci sono un po'. E a quanto pare Mignani ha scelto l'esperienza di Antenucci davanti. Qua è uno stadio, diciamo, io mi aspettavo uno stadio più bello sinceramente, ma questo Rigamonti è un prefabbricato montato in un prato. Sembra strano che qui abbiano giocato giocatori del calibro di Pirlo, Baggio o Guardiola, allenati da Mazzone, che comunque è stato un grandissimo allenatore. Un Bari che adesso, guardate, vi faccio vedere il Bari in diretta. Dai Emiliani, dai! E niente, il Bari sta affilando le fila per fare male a questo Brescia, che io non guardo mai la classifica, però a quanto pare è penultimo in classifica. Una tifoseria, non so come definirla, un po' scorbutica, un po' che è abituata, secondo me, troppo bene. Troppo bene, e quando noi dovremmo essere abituati troppo bene. Mi seguite? E dunque niente, prepariamoci a questa partita, vi faccio vedere ancora un po' il livello di allenamento del Bari, il warm up, come si dice, no? Immagini in esclusiva dal canale di Bella V, warm up di Mignani che dà le ultime indicazioni per affrontare il Brescia, una partita molto importante per il Bari, perché i Cagliari e il Genoa hanno delle partite agevoli e il Bari è venuto qua con lo spirito combattente di Mignani, perché fuori casa vogliamo imporre ancora di più il nostro gioco. Eccolo qua il warm up di Mignani. Il Bari con giocatori di Serie C, detta legge in Serie B, con giocatori di Serie C, e abbiamo il nostro marcatore, il nostro capocannoniere della Serie B, che dirà, che si prepara. Eccolo lì, warm up solo da Bella V sul canale, direttamente dal campo. Una squadra della Serie C, esordienti, che stanno facendo un grandissimo campionato qui a Brescia, combattente Bari, soprattutto fuori casa. Mignani ha scelto Benedetti per dare più dinamismo alla squadra, vuole partire con più dinamismo. Può darsi che il Brescia si difenderà e vogliamo dare più dinamismo alla squadra con Benedetti. E il Brescia ha cambiato 5 allenatori con Cellino, adesso vado pure io ad allenarlo, ok? E niente ragazzi, iscrivetevi al canale, forza Bari sempre, e warm up, vedete di Cesare? Dai, iscriviti al canale ragazzi, e ti vedo per il secondo tempo. Ciao, cheers, bella vita.